Abbiamo immediatamente DJ Daccio ottobre 2010 con il re del vinile DJ Renato Fondoni ed è quel dato tornato di qua. Eccolo qua, ecco la Sabrina, la guarda la finalmente dopo 20 anni l'ho beccata. Da non credere. Okay, ogni volta che vado con la telecamera o si spegne, stavolta se non aveva fortuna la luce non c'era. Ecco. Si era spenta, però alla fine si è riusciti a beccarla. E questa volta il cappuccino, visto che dovevo aprire il cappuccino, mi ha detto te lo sogni. Giusto. Così, cara Sabrina del Leone, mi dovrò sognare questo cappuccino che lo soffro già da 20 anni. Cara Sabrina, mi raccomando del Leone, eccole lì. Fammi fare di nuovo il saluto, grazie a queste dolcette. Si chiama Tullia, è Franca e Pia. E poi mi hanno detto, no, mi raccomando, non mettere quel nome vicino che hai messo prima. Grazie. Okay. Salutiamo l'avvocato! Eccolo lì. Dai Roby, facciamo un bel excursus. Dai, parlami in italiano, metti i verbi, metti tutte le condizioni. Per ora sei stato bravissimo, se sbagli ti interrompo, non ti preoccupare. Benissimo, vai, vai, perché già uno mi interrompeva, ma no, a me non mi dà fastidio, eh. No, perché... io sono più cortese. No, no, perché a me potrei tornare indietro e correggere, ma a me non mi interessa. Io sono nato a Gorizia e mi tengo il dialetto alla goriziana. È giusto, no. E ti vogliamo bene così, caro. Hola. E via partiamo, via con le congiunzioni, con i verbi, e modello vai. Facciamo con... un excursus. Cursus, Roby. Vai che scursemo un attimo dappertutto, via! Adesso dimmi una cosa, adesso tu che già non sei mai venuta, no? No. Ti piace o no? È fantastico a dir poco. Allora, il prossimo anno, mi raccomando... Non mancherò. Oh, saluto questi miei amici! Questa bellissima è lui che somiglia al dottor Zivago da giovane! È vero! Salutiamo la dolcezza che ci guarda sempre perché lui va, le piace moltissimo la musica degli anni 80-90 perché l'ho vista la grotta. Bene, salutiamo sempre tutte le infermiere, mi raccomando. E vuoi ricordare un attimo, perché ecco le dolcezze, vuoi ricordare che noi facciamo 13 anni, guarda, 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 guarda che sguardo potentissimo, mi ha detto, se non vai via ti uccido. Ti ha puntato. Mi ha dato un bacio però, hai visto? Non si può avere tutta la vita. Guarda, 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 adesso la mamma e il papà, vedi, stanno telefonando a casa per dire ai loro figlioli, come state, tutto a posto? Ritardiamo, voglio vedi, dire che ritardano. Vedi, 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 vedi come sono premurosi, una volta l'anno vanno però. Salutiamo gli amici di i Bisiacchi, che mi ha detto, come non hai acceso la luce? Non ce l'ho più, è finita. Allora, cara siamo arrivati al crepuscolo. Allora, visto che siamo, vuoi invitare la gente a mandarci? Sì, cari amici, vi ricordo che tra poco festeggeremo i nostri 13 anni insieme, sì. Perciò ci aspettiamo numerosi messaggi di auguri, se avete come sempre qualche suggerimento, iniziative, inviti, eventi, noi siamo sempre disponibili. Ascoltate la dottoressa. Collegatevi pure a www.goriziatv.it. Ok, adesso ascolta questo grande uomo, assicurati, fai attenzione. Fai attenzione a cosa dici. Attenzione, eh? Ok, eh? Gorizia Live Media! Sì, saltate Gorizia Live Media, hai visto? Sì, grandissimi. Senti gli Abba, Roby. Vai via. Attenzione che dopo intervisteremo il re del vinile, Renato Fondoni, e salutiamo tutto il suo staff, perché ha detto grazie anche al suo staff, è vero, grazie al tuo staff che tutte le cose funzionano bene. Gorizia TV ha uno staff tremendo. Assolutamente. Nella mia regia abbiamo 30 persone che lavorano con noi, 30 di cui Roby. Roby è il re. E poi abbiamo la grande dottoressa Silvia. Grazie. Aspetta, però, aspetta, però. Voglio vedere tutto il cilindraccio con la mano in cielo. Ecco qua, via. Ma parlo con lei con la telecamera, eh? Perché tu non mi hai detto, hai ballato, tu mi hai detto sei ballato. Non volevo essere così, indiscreta, esatto, indiscreta. Indiscreta. Ecco, guarda, 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 guarda come che parlava questa, facciamo lo stop, eh? Attenzione, attenzione.
io e anche ballato. Tu sei un grande sportivo, quindi guarda che io ho ballato tutta la sera, cara, cosa pensi? Non avevo dubbi. Io e la telecamera, tutto uno, eh? Un unicum. Un ballo. Oggi abbiamo chiamato il principe del vinile. Anche quest'anno, però quest'anno possiamo dire il re, perché è veramente una cosa mega galattica qua. Da dove vengono questi? Ma voi intervistate me, ma in realtà qua c'è una squadra che lavora. Io parlo, mi faccio vedere, ma in realtà sono 20-30 persone che si fanno un mazzo tanto. Balliamo, cioè lavoriamo 4 mesi per ballare 4 ore, questa è la verità. Sì, però il risultato c'è, caro Pontone. Il risultato è bello, eccezionale, è straordinario, qua giovani e vecchi sono tutti uguali, ricchi e poveri sono tutti uguali. Però senti, dopo tante manifestazioni è sempre più pieno qua. Vuol dire che andare al palazzetto di Udine? Non lo so, il palazzetto è troppo piccolo comunque. No, volevo dirti che non lo so, il risultato è la gente che segue questa manifestazione, noi ne siamo orgogliosi, non sappiamo dove andremo, di certo possiamo anche tornare indietro, perché tanto siamo partiti dal basso, possiamo anche ritornare. Senti un po', però sempre tutte le età, tutte le età, dai piccoli ai grandi. Non è straordinario, le mamme con le figlie, gli amici, i genitori, è straordinario, io la trovo una cosa veramente eccezionale. Dalle 8 alle 1.30, all'una. L'1.30, adesso l'una è mezzanotte, facciamo i lenti, il ballo del mattone, questo è. Allora, senti, un saluto finale. Un saluto a voi che ci venite a riprendere, però più che me dovete riprendere la gente, è quella che vince. Vince la squadra del Ceghedaccio e vince soprattutto la gente che ci viene. Ciao a tutti, ciao. Però devi dire Gorizia TV. Gorizia TV la devi dire. Gorizia TV. Grazie mille, gli abbiamo dato anche la medaglia, eh. Quest'anno è diventato re. Sì. Poi ti devo dire che io, guarda, vedi il portabottiglie è quello lì. Portabottiglie. Perfetto. Bene, voglio dire che a me piace moltissimo il ballo della mattonella, cara. Volevo dirlo anch'io, sai, mi hai letto il pensiero, Robby. Guarda che le menti sono collegate, vedi? Tranquillamente io mi fermo lì con la telecamera, giro e faccio questo ballo alla mattonella special. Vai! Allora ricordiamo, cari amici, siamo quasi di fare di conclusione. Qua c'è. Guarda, mi toccavano, capisci? Perché non si muoveva la telecamera, era quello lì. Un pieno incredibile, amici, come potete vedere. Sì, a me mi piace moltissimo questa canzone qua, ascolta. Ormai. Come al solito, come vuole la tradizione, anzi stasera abbiamo scolato i 5 minuti, facciamo i 20, il ballo della mattonella. Avete preso, avete trovato chi vi ballare. Eccolo qua, sì, anche Silvia ha trovato, forse. Troverà il suo voice per questo ballo della mattonella. Sarà tutto uno, miliardo col povero. Bisogna vedere. Miliardo col miliardo, Robby. Miliardo col miliardo, perché il povero non esiste. Dottoressa Silvia, vai la felicità. Sai cosa ha detto il re delle radio, birichina, con la salute che fai skate. Con la salute che fai skate, io ho sempre detto skate, Skate, la pecunia. La pecunia, benissimo. Oh, siamo alle fasi di conclusione, cara dottoressa, adesso fai attenzione, questa va a prendersi direttamente dall'alto la tua bibita. Sì, la gente si rifocilla. Adesso fai attenzione, ci dà un bel bacio, modello, buonanotte, ok? Eccolo qua, ci sono i panini, sono andato a prendere un panino. Questo è mitico, E saluto gli amici di Valvasone. E qua chiudiamo con questo grande uomo, il DJ re del vinile, DJ Renato Pontoni, un veramente un grande re.